start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay e oggi siamo su Cult of the Lamb, il culto dell'agnello, un gioco che alcuni di voi mi avevano consigliato, che ho provato e devo dire è piuttosto interessante. È un roguelike, non innova sicuramente il genere, però diciamo che non è assolutamente male, perché mixa una componente appunto dove combattete, dove rotolate, dove battete i nemici, un po' alla Binding of Isaac, ma poi vi ritrovate in questo luogo, in questo terreno, dove dovete sviluppare il vostro culto, un po' alla Animal Crossing, piuttosto che altri giochi simili. The Starving, forse si chiama una roba del genere, adesso non me lo ricordo esattamente, mi ricorda quel gioco lì. Praticamente voi dovete prendere i vostri adepti e dargli un lavoro, gli adepti li recuperate nei dungeon, oltre che recuperare anche materiali, risorse per poter andare poi a sbloccare ricette e costruire. Ho costruito questo campo qui, allora non me lo fa usare perché devo parlare col tizio. Qua potete creare del cibo, il cibo che verrà mangiato dai vostri adepti. Faranno anche i loro bisogni in giro, dovete pulirli in modo da evitare che si ammalino. Infatti vedete che il primo adepto sta abbattendo legna e per abbattere questi alberi ci vuole veramente tantissimo tempo, quindi loro stanno lì e lavorano così come le rocce. Questo è un nuovo membro da indottrinare, che era praticamente un boss che ho battuto nel dungeon, era il campione di un'altra divinità. Potete andare a cambiargli il nome, cambiargli la forma, cambiargli man mano che sbloccate i vari colori, le varie sembianze. Vedete i tratti, lui ha meno fede, perde fede quando un seguace viene sacrificato e quando si recluta un follower immediatamente perde 10 di fede. Ok, lo prendo. Il gioco non è in italiano, ma a quanto ho capito probabilmente magari lo tradurranno. Ora possiamo dargli uno dei due compiti: abbattere legna o abbattere le pietre. Io faccio le pietre perché l'altro sta già facendo il legno, quindi lui inizierà a fare il suo lavoro. Questo è la nostra guida, Ratau. E dobbiamo raccogliere devotion, quindi qui dovremmo costruire un santuario. Vedete che si divide per gli edifici, per i follower, per l'economia, il cibo, perché potremmo anche coltivare, quindi così via. Le decorazioni, che dovrei averne sbloccata una, tra l'altro ho sbloccato questa, la pila di paglia, insomma. Ma noi facciamo lo shrine, ci costa anche 30 monete, place shrine, lo piazzo qui. E lo costruisco. Mi danno una mano anche loro, da bravi. E l'abbiamo costruito. Perfetto. Ok. Questo colleziona i punti devozione che i tuoi follower... Ok. Ce n'è un altro. Per favore risparmiami. Vabbè, questo è Eno. Lui ha un tratto di forte costituzione e quando un altro fedele muore perde devozione. Ok, sei dei nostri anche tu. Cosa ti faccio fare? A te ti faccio pregare. Ma il gioco ci sta ovviamente illustrando quello che possiamo fare. Più follower lavorano al santuario, più velocemente cresce. Quando hai collezionato ispirazione divina, sblocca nuovi edifici. Perfetto. Figata questa cosa. View upgrades. Vedete che qua possiamo andare a sbloccare. Sono veramente tante le cose gli edifici da poter sbloccare. E questa è la base del gioco. La base, ma non il fulcro, perché il fulcro arriva adesso. Ovviamente qua potete andare a tagliare la legna e ottenere istantaneamente i vari oggetti di pietra e legno. Voglio capire che cosa posso fare qui, ma non ancora, perché non ho niente, quindi al momento aspetto. Vediamo se qualcuno ha fatto la cacchina in giro, ma non credo. Però intanto stanno abbattendo roba, quindi li lascio lavorare. Ah, potrei qua, sì, craftare il cibo.
perché poi la fame in alto a sinistra che vedete scenderà. Cucino per 3, e qua c'è il minigioco. Più ovviamente diventeranno elaborati i piatti, più sarà difficile farlo. Perfetto. E loro poi smetteranno il lavoro e andranno a mangiare quando avranno fame. Intanto i pasti glieli lascio lì. Intanto andiamo a fare un altro dungeon e vediamo se riesco a collezionare questi dallo shrine. Ok. Ok, posso sbloccare qualcosa? Il plot? Richiede il tempio. Ah, sblocco questo allora. Bene. Bello che poi mi farà fare i sacchi a pelo e così via. Ho sbloccato ispirazione divina. Ok, costruisce il tempio. Ok, facciamo il tempio. Vediamo cosa mi costa. 5 di pietra e 15. Ok, non ce l'ho ancora. La pietra vado a farla subito, scavando io personalmente. Cioè, il gioco comunque non è difficile da capire. Pensavo peggio in realtà da capire, ma in realtà le meccaniche sono più o meno chiare. Guarda come mi dà una mano. È bella anche la varietà, perché come in Binding of Isaac potete scegliere, avete degli elementi, diciamo, di scelta e degli elementi casuali all'interno del dungeon, e quindi avete modo di prendere magari un'arma, di poterla cambiare, di sbloccare delle carte, definisco carte, quelle scelte che vi danno magari un boost alla vita piuttosto che al danno, piuttosto che magari farvi vedere la mappa della zona in cui vi state muovendo. Abbiamo fatto il tempio. Il tempio è il centro del tuo culto, da qui puoi fare i sermoni. Ok, i sermoni, è quello che ho visto, sono molto importanti. Cioè, le meccaniche diventano sempre più difficili comunque. Non pensate che sia finita qui, perché ho visto dei gameplay avanzati e di meccaniche ce ne sono tante. Posso andare a fare il sermone. Dovrei farlo ogni volta che torno qui. Ah, prendo energia. E io faccio il sermone ai miei 3 adepti. Attraverso la fede i tuoi follower cresceranno più forti. Fare un sermone, sbloccare nuove abilità. Ok, i follower con un'alta fedeltà genereranno più devozione. Ok, e noi con questa guadagneremo abilità. Intanto iniziamo a sbloccare permanentemente mezzo cuore, quindi invece di 3 ne avremo 3,5. Perfetto, quindi questa è un'altra meccanica. Sono contenti. Ok, ogni giorno dobbiamo fare un sermone. Ok, mi sta dicendo che sono un leader naturale, sono bravissimo. Beh, adesso possiamo andare a farci il dungeon. Infatti, sì, possiamo. Qua prendiamo altre cose che ci genera risorse a caso, e da qui si torna sempre al dungeon. Dungeon che si può andare a sbloccare in base al numero di follower che abbiamo. Abbiamo 3 e ce ne servono 7. Qua ne servono 12, di là ne servono 9. Quindi noi torneremo qui. Vedete, non abbiamo un'arma. L'arma ci verrà consegnata all'inizio del dungeon. Adesso abbiamo questa. Io mi sono trovato molto bene con l'ascia, ma vedo che comunque non sono l'unico. Vedete qua, attaccate così, rotolate. È un'arma molto veloce, ma con un campo molto ristretto. È molto importante poi in ogni mappa abbattere tutto quello che trovate, soprattutto l'erba, perché o ci sono oggetti, cuori, piuttosto che erba, appunto, che servirà prima o poi a qualcosa. Eccoli che arrivano. La domanda che vi sorgerà spontanea è: cosa succede quando si muore? Quando si muore, questo è la divinità che sfidiamo ora, sfideremo il suo campione alla fine del dungeon. Cosa succede quando si muore? Si perdono alcuni oggetti, cioè una parte delle risorse che abbiamo raccolto. Mi manda un po' fuori di testa il fatto di avere quel mezzo cuore. Beh, adesso l'abbiamo perso, però vedere sempre mezzo cuore attivo mi fa pensare di essere stato già colpito, in realtà no. Comunque il mezzo cuore ce lo siamo già giocati. Bisogna essere molto a tempo, diciamo, con lo spazio. Mamma mia, finisco più. Ok,
e alla fine alcune volte ci viene dato un forziere con dei soldi. Quindi mentre continuiamo la nostra, il nostro abbattimento di tutto quello che non si muove all'interno della... Questo è molto interessante, ok. Sono felice di vederti, ti porto buone notizie. Colui che aspetta è contento dei tuoi progressi e ti augura di... un'abilità della corona. No, me la dà subito. Quindi? Ah, mi dà questa abilità qui? Ah, mi ha dato questa abilità qua. Interessante. Gli, i nemici che tu abbatterai dropperanno fervore, collezionano per riempire, per curare le maledizioni. Ok, ok, nuovo tasto, questo veramente non me l'aspettavo, cioè veramente si sta ah, eccolo lì in alto a sinistra, il fervore che sto riempiendo adesso, lo riempio, chissà che... ah, ho buttato via tutto, ok. Niente, abbattiamo nemici, lo facciamo salire e usiamo questa abilità. Qui arriva la componente casuale, dove possiamo andare a vedere le carte che abbiamo sbloccato finora e andare a vedere le due carte che ci permette di scegliere adesso. Questa che ci dà i nemici che droppano il 2 per in più di fervore, oppure maledizione consuma 25 in meno di fervore. No, droppano più fervore, perfetto. In alto a destra vedete la mappa. Tra l'altro io l'avevo già presa questa carta della mappa, quindi secondo me mi tiene le carte. In alto a destra c'è anche il tempo che sta passando, quindi è molto interessante tutto questo, perché tutte le carte che ho sbloccato me ne sono tenute. Poi non so se le carte che ho attive sono un numero limitato, però da quando ho scoperto la carta del mostramappa, in alto a destra, vicino al passare del giorno, vedete che la storia è cambiata, perché vedo, prima non la vedevo, vedo tutta la mappa dell'area, quindi so più o meno dove aspettarmi un boss e dove no. Io non sono messo proprio benissimo, però il fervore lo sto raccogliendo, quindi tra un po' potrò lanciare la mia freccia. Intanto continuiamo a cercare. Qua comunque vita non me ne è ancora saltata fuori, purtroppo. Di qua c'è un punto di domanda, quindi... ah, ok, siamo alla stanza prima del boss. Ok. Abbiamo sbloccato qualcosa, un pavimento di paglia, quindi una decorazione. Vedete che ci viene data... no, un sentiero di paglia come decorazione, e poi dovremo prenderci un cuore. Quindi ci curiamo. Siamo pronti e stiamo per entrare dal boss. Dal boss che è lì in alto. No, è dal boss un cavolo. Ecco, questa è un'altra meccanica. Dovete andare avanti ed esplorare. Quindi potete scegliere se andare qui. Vedete, in questo si recupera cibo. Quindi alla fine ci sarà il cibo. Qua ci sarà un'arma, qua ci sarà probabilmente un seguace. Sul punto di domanda non so. Quindi andiamo. È a caso. Ricevi una sfida. Se tu passi il prossimo combattimento senza usare maledizioni, ti darò un regalo che ne vale la pena. Ma se fallisci, peggio per te, insomma, non so cosa mi succederà. Comunque non userò la maledizione, quindi continuerò ad accumulare fervore, ma non la userò. E accettiamo la sfida di questo tizio. È uno spettacolo. Allora, andiamo a prendere il seguace o prendere l'arma? L'arma non mi piace, cavoli. Il seguace mi piacerebbe, ma ne prende già uno alla fine. Quindi... ruba devozione, gli rubo devozione a questa divinità qui. E di là dovrebbe esserci il combattimento. Beh, dovrebbe essere fatta, no? Beh, in su c'è un punto di domanda, quindi non riusciamo... ah no, rivela la mappa, no, non me l'ha tenuta, è una carta solo, la mappa la vedevo comunque, ma vedevo il contenuto
delle stanze. Adesso non lo vedo più. No, ok, la carta non la tiene da una partita all'altra. Ok, qua possiamo scegliere. Eoni fa queste terre erano... Ok, degli dei. Ok, devo scegliere uno di questi. Vediamo un po'. Boh, ne prendo una. Sì, vabbè, me l'ha fatto completare per... Una pietra del comando. Usata per dichiarare nuove dottrine per il tuo culto. Usa l'altare del tempio per dichiarare una nuova dottrina. Mamma mia, ma è pazzesco. Cioè, lo sapevo che era pazzesco, ma non mi sono voluto informare troppo. Flaming Shot. Cioè... Cioè? Non ho ben capito, ma dovrei averla presa. Ah, Flaming Shot 2. Ok, ho preso l'evoluzione di quell'arma di prima. Ok, ora non ho capito se si possa tornare indietro, ma non credo. Quindi ci saltiamo tutto il resto e andiamo direttamente al boss. Il boss io userò l'arma, per forza di cose, perché... Ruba devozione. Dovremmo avere anche una bella arma. Vediamo un po' com'è questo boss. Siamo praticamente a pieno della vita. Ma il boss non è subito qui, quindi dovremo superare tutto questo livello. Ah, eccolo qui. Hai completato la sfida. Questo è un riconoscimento decente. Ok, un pavimento in mattoni. E va bene, però non mi hai dato la fiammata doppia di livello 2. No, la fiammata di livello 3, fantastico. Ottimo. Allora, la disposizione dei tasti sul pad non è comodissima perché sono opposti la rotolata e il colpo, però si potrà sicuramente spostare. È questione di abitudine. Perfetto. Stiamo andando abbastanza bene. Vediamo di là. Ok. Ah, proprio così. Abbiamo il massimo del fervore, quindi non ce ne serve altro. Possiamo scegliere un'altra carta. Danno aumentato. Possibilità di guadagnare cuore. Uccidere un nemico 10%. Ok. Non serve molto con il boss perché... Mannaggia, ho fatto la cagata. Perché spawna dei mini mostri, però. Questo è... Valefa ed è il boss. Mi ha fatto malissimo. Non ce la faremo probabilmente. Lui fa due salti, Uno. Due. Poi spara le sue palle. Poi fa uno. Due salti. Uno. Due. Non sono sicuro che ce la faremo, ma... Colpisco pian piano, adesso non è sta roba. Tre salti, quattro salti e sono morto. Niente, non ce l'ho fatta.
martirizzato. Se lo avessimo abbattuto, avrei ottenuto il suo campione, cioè praticamente il suo campione. Lui era in realtà un adepto trasformato con quella forma strana per difendere la sua divinità. Però vedete, adesso abbiamo perso delle cose, la nostra divinità, il nostro Dio ci perdona. Devo far pace un po' con il pad, con i suoi tasti, che sono due alla fine, più il terzo per sparare, ma è un po' lontano perché praticamente la X e la B, parlando di Xbox, e quindi è un po', sono un po' lontani per interagire insieme. Comunque qui, che succede? Colleziono, posso sbloccare questo? Perfetto, possiamo coltivare, abbiamo sbloccato anche la farming bundle. Quindi qui possiamo tecnicamente costruire per il cibo un campo. Abbiamo erbe finché ne vogliamo. Ah, figo, si mette così. Beh, mettiamo magari qui. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Posto così. Ok, andiamo a farlo. Perché la fame sta un pochino salendo. Cioè più che altro scende la sazietà. E quindi se mi date una mano, io intanto vado a cucinare. Mi cucino. Ah no, non abbiamo più bacche. Aspettate, mentre voi finite lì vado, prendo delle bacche. Poi facciamo il sermone. Ah no, forse è lo stesso giorno in cui abbiamo fatto il sermone l'altra volta, quindi... Ok, ne abbiamo 11, vi farò poi da mangiare, no? No, è uno, me ne faccio solo. Uno di loro va e mangia, però gli altri no, quindi bisogna dare da mangiare a tutti. E le bacche poi qua devono ricrescere e quindi bisogna andare per forza a farle in dungeon. Era Don't Starve il gioco che mi ricorda, ecco, Don't Starve. Purtroppo... Cos'è che vuoi? Ah ok, mi stai dicendo di pulire la cacca, perché sennò qualcuno si potrebbe ammalare. Perfetto, fertilizzante per me. Ok, qua stanno finendo. Posso farvi il cibo? Ok, dai, mi faccio il cibo. Oh, mangiate tutti. Qualcuno ha fatto la cacchina qui. Perfetto, ragazzi, questo è Cult of the Lamb. Devo dire che vale. Vale veramente, perché non innova, però. Perché il roguelike, l'avete visto, alla fine è simile ad altri. Ma con questo discorso del culto, del fatto che si parla di un agnello, cioè ci hanno fatto di tutto per renderlo il più originale possibile. E tra l'altro, per quello che ho visto, che sicuramente è una minima parte, ha già molti più contenuti di tanti altri roguelike, che poi diventano sempre uguali, con cose da sbloccare. Qua si stanno aggiungendo meccaniche su meccaniche da scoprire. Poi, se lo tradurranno in italiano, sarà ancora più fruibile. Ed è un gioco che secondo me si adatta tantissimo anche in portabilità tipo Switch. Ora attendo i vostri pareri. Noi qua, come vedete a destra, dobbiamo dichiarare una nuova dottrina, ma lo faremo poi in seguito. Per intanto vi rimando al prossimo video gameplay e lasciatemi un commento qua sotto se vi va. Alla prossima e ciao ciao.